di finale che finalmente prendono vita qui al Pianeta Calcio. Occhio, perché sono in vantaggio i ragazzi di Chita Murti, 1-0 gol di Manfredonia. Clamoroso l'errore del portiere dei Ribelli, che quest'oggi sta sostituendo, diciamo, quello che è stato il titolare di tutta la stagione, vale a dire Mocerino. Si parla di Marletti, che ha compiuto una clamorosa indecisione sulla quale è stato bravissimo Manfredonia a crederci e andare sul pallone. Tra l'altro gli ha rubato proprio il pallone. Quindi, nonostante il vantaggio però di Chita Murti, c'è da sottolineare la grandissima prova dei Ribelli, che stanno giocando molto molto bene. Clamorosi gli errori qui del giocatore qui inquadrato, proprio Marletta. Attenzione Ribera, per poco non arriva sul pallone. La laterale è a favore comunque di Chita Murti. Ci sarà quindi la rimessa laterale, che batte festa. Giuliano resta bassissimo quest'oggi, capisce che comunque la squadra sta soffrendo. Bravo il capitano, che si sta disimpegnando molto bene. Comunque pericolosi i Ribelli. Andiamo festa, che batte questa laterale. Si muovono di Tommaso e Manfredonia, prova una palla alta, sbagliatissima in questo caso l'idea di festa. C'è la rimessa proprio di Marletti. Il rilancio con i piedi, sbagliato. Fermi come stai? Cazzo fa? Sbagliato del tutto. Scusi, ma questo linguaggio? Di Tom, sgraffe. C'è Giuliano che chiama lungo Di Tommaso, che per poco non riusciva a servire Manfredonia. Peccato, davvero una buona occasione, bravissimo qui Di Tommaso. Giuliano prova ad impegnarsi, non ci arriva. Ma la palla che viene messa dentro da Ribera, anticipata. Si arrabbia qui Ribera per la decisione di Trinchillo. C'è la laterale che va a battere Liguri. Va Giuliano, ancora lunga. Festa anticipato, laterale però da buona posizione questa volta per Chita Murti. Allora seguiamo anche questa buona occasione per i ragazzi in maglia arancio, che comunque sono avanti di 1-0. Per adesso sarebbe semifinale. Palla dentro Manfredonia, va al tiro, la palla che va però sul fondo. Si perde ancora un po' di tempo per battere. Allora sì, possiamo qui decisamente interrompere il nostro collegamento. 1-0 a favore di Chita Murti in questo primo tempo. Tommaso, partiamo con un ruttino di Tommaso per andare a fare complimenti ai ragazzi di Chita Murti. Obiettivo semifinale raggiunto, schiantati Ribelli nonostante un primo tempo un po' bruttino a onor di cronaca. Ciò a parlare Manfredonia, che ha fatto una valanga di gol anche oggi, come solito, anche se ne ha sbagliati almeno il quintuplo, così ci giunge dal campo. Queste sono bestemmie. No, vabbè, è stata una bella partita. Me l'aspettavo più difficile, invece ha fatto 7-0. Senti, Anto, secondo te a questo punto si può sperare in una semifinale che è un po' un ricordo di quella finale dello scorso anno? Va raffellare, stai giù. Vabbè, sì, speriamo di vincere. L'obiettivo è vincere la finale. Quindi vorreste magari incontrare Tronzi per ripetere un po'? Sì, in finale, sì. In finale non si può, quindi. Comunque un applauso a Liguri, è il migliore in campo oggi. Liguri è fortissimo, io ho già trovato la partita incredibile. Complimenti. L'anno scorso però feci bene perché mi ricordo. Vabbè, invece quest'anno un po' più tranquilla. E poi c'è stato anche Mattia Spider-Man. Mattia Spider-Man. Non siete persi, ma è lui il nuovo attore, ci hanno detto. Grazie, Matti. Ciao ragazzi, complimenti.